ragazze, sono Cindy e ho un canale su YouTube chiamato La Sindina, principalmente diciamo dedicato alla mia passione più grande che è il trucco, ma questo non esclude ovviamente il mio forte interesse per tutto il mondo del beauty in generale, che siano unghie o capelli. Ho 19 anni, mi sono diplomata da pochissimo e l'anno prossimo frequenterò l'università. Diciamo che la mia visione del trucco è un po' diversa dalla solita visione del trucco. Sono molto molto contenta di prendere parte a questo progetto e le mie aspettative sono alte, devo essere sincera. E quindi niente, come sempre, vi mando un grosso bacio e alla prossima! Ciao, siamo a Milano, io sono Umberto Spinelli, mi occupo della formazione Bare Mineral per l'Italia e siamo in un negozio Sephora. A breve ci sposteremo nell'altra zona del negozio Sephora dove ci troviamo, proprio vicino a una make-up station, per farvi vedere quello che è una costruzione di make-up totalmente minerale. Un inizio e una fine di make-up, quindi una composizione completa che va dall'applicazione della base all'applicazione del colore in modo da farvi amare un pochettino di più quello che è un brand sempre più venduto a livello mondiale italiano. Allora, iniziamo con la stesura del primo gesto, che è il primer. Bare Mineral ha un primer, che è il Prime Time, stendere come se fosse una carezza il primer sul vostro viso. Passiamo all'applicazione specifica del primer per gli occhi. Primer per gli occhi che è questo, è il nostro Prime Time, ed è un prodotto che serve a che cosa? Servirà a fissare maggiormente il vostro ombretto sulle palpebre, quindi a renderlo ad altissima tenuta. Nasce assolutamente privo di colorazione, lo andiamo ad applicare sul nostro palpebra mobile, palpebra fissa, e io consiglio anche di applicarla un pochettino nella palpebra fissa sotto. È un prodotto che io consiglio anche da applicare sul bordo labiale. A questo punto andiamo a lavorare su quello che sono eventualmente delle correzioni e in questo caso andiamo a lavorare con quelli che sono dei nuovissimi prodotti Bare Mineral, che sono gli Stroke On Light. Questi sono i primi correttori per noi fluidi. Vado a utilizzare nella zona contorno occhi, nella zona naso labiale e, perché no, andremo a lavorare di qua anche. Vado a stenderlo con un pennello, ma si possono stendere assolutamente anche con le dita, sono molto morbidi. Quindi abbiamo creato la nostra prima base, dopodiché interveniamo con il fondotinta Original. Original è un fondotinta minerale puro. Questo tipo di fondotinta deve essere utilizzato con un pennello a setola particolarmente porosa, naturale. Questo è un pennello di capra e cavallino e andremo ad applicarlo in una maniera molto semplice, con un movimento di tipo rotatorio. Vado a ritoccare le piccole zone dove il pennello più grande non riesce a essere preciso. Non tutte hanno bisogno di correttivi più forti, ma se ci fosse bisogno di correggere qualcosa di più, andiamo a lavorare proprio con il correttore classico della linea Bisque e vado ad applicarlo, se vogliamo, nella zona perioculare come rinforzo. Un ultimo minimo particolare è l'utilizzo di un po' di Mineral Veil, che è una cipria che ci va a dare un effetto compattezza e luminosità maggiore. Prenderei come colorazione di base questo kit, che è il The Phenomenon. Abbiamo all'interno dei due colori un lilla che dà molta luminosità e abbiamo un gold. Vado ad applicare il nostro lilla su tutto l'occhio. Si applicano da asciutti, sono estremamente idratanti e lo vado a sfumare verso l'esterno. Su questo colore andremo a creare un effetto un pochettino più sofisticato di make-up. Vado a prendere
nell'ambito di questo secondo duo, il The Vision, questo ombretto cangiante. Andremo a lavorarlo a ridosso proprio dell'arcata, in questo modo. Questo tipo di pennello aiuta moltissimo l'applicazione perché scalda proprio il minerale. Questo è un effetto molto bello, ma anche molto facile se si utilizzano i pennelli specifici. Se vogliamo possiamo ancora creare un effetto abbastanza look. Questo ombretto, che è un azzurro ghiaccio, lo andremo a prendere pochissimo prodotto e andremo a lavorare proprio a ridosso della zona sotto sopraccigliare per creare un effetto di maggiore definizione, per creare un effetto anche di maggior luminosità di questa zona. Due piccoli particolari: vado a utilizzare la matita marrone scuro e la vado a utilizzare come se fosse un eyeliner, e dopodiché, se volete essere proprio bellissime, già lo siete, ma ancora di più, andrete a giocare sempre col colore del duo, con l'azzurro ghiaccio. Quindi andiamo a mettere un po' di azzurro in questa zona. A questo punto iniziamo a lavorare con il mascara. Utilizziamo l'effetto volume, quindi aumento di intensità dello sguardo. Allora, una volta che abbiamo fatto questo, possiamo passare alla definizione delle labbra. In questo caso quello che io consiglio è, se noi facciamo e mettiamo molto in risalto quello che sono gli occhi, di scaricare un pochettino le labbra. Questo è un colore che io trovo decisamente neutro, è una mina molto morbida e decisamente io tendo anche a muoverla molto all'interno della mucosa. Abbiamo fatto il nostro bordo e dopodiché scelgo un colore che è il pomegranate, è un colore di gloss molto molto bello, perché oltre a essere molto idratante crea un effetto molto ricco. Andiamo a scegliere un fard, ecco qua i nuovi fard di Bermineral blush, e perché no, in questo caso andiamo a dare appena appena un tocco più di rosato. Facciamo un rosato molto naturale, via. Questo vi darà proprio un tocco di freschezza al viso. Ed eccoci al risultato finale. Ringrazio la nostra bella Marta, che è ancora più bella. Potete vedere che Bermineral riesce veramente a fare un ottimo lavoro make up, ma senza strutturare, senza dare effetti pesantore. Questo è quello che noi portiamo avanti a livello mondiale. Una donna bella, una donna valorizzata, ma non assolutamente cambiata, non avrete mai questi effetti pesantore. Però l'effetto c'è, si vede. Vi ringrazio, ringrazio Sephora Beauty V e spero vi sia piaciuto, e siamo qui per voi tutte le volte che vorrete.